Il tessuto per il quale siamo diventati famosi per un certo genere di borsa è il mesh. Il mesh è un intrecciato di fili in oro, argento o velluto o raso con un vecchio telaio della fine dell'Ottocento. Questo tessuto viene fatto appunto con questo telaio e con una navetta che viene passata da una parte all'altra della trama con dei pettini che vengono mossi come la tastiera di un pianoforte. Mi chiamo Paolo Amato, sono presidente della ditta Leo Locati, è un'azienda storica milanese. Nel 1908 nasce la ditta Leo Locati che quest'anno festeggia i suoi 111 anni di attività industriale. È rimasta con la vocazione del prodotto artigianale. Ogni artigiano che è alle nostre dipendenze crea borse dall'inizio alla fine. In realtà viene fatto tutto come 100 anni fa. Come dicevo prima, quello che ci differenzia è il tempo che dedichiamo alla borsa. Fare come si fa ancora qui da noi per non far perdere il sapore dell'opera d'arte. Quindi stampi non ne usiamo, tagliamo ancora a mano, perché ogni pelle ha le sue caratteristiche, la sua morfologia, la sua forma. Per me rappresenta la vita ormai. Utilizzo i colori, utilizzo i disegni, posso progettare gli accessori delle borse, quindi gli attacchi, le chiusure, le cerniere, i gioielli per le borse. Posso valutare attentamente anche la qualità delle pelli, conoscendo l'anatomia dell'animale e la morfologia dei pellami. Quindi so riconoscere le varie razze degli animali esotici, che differenza c'è tra un coccodrillo, un caimano, un alligatore o tra i vari serpenti. Noi abbiamo la nostra filosofia che ci accompagna tutti i giorni. Dobbiamo fare quello che gli altri non sono in grado di fare o non hanno il coraggio di fare. E tutti i giorni ci chiediamo: ma chi sono, cosa faccio, dove voglio andare? Se sappiamo rispondere bene a queste domande, abbiamo la strada aperta, altrimenti non sappiamo dove andare. Leo Locati è un marchio, come dicevo prima, votato all'artigianalità, quindi creare oggetti d'arte con le mani. Noi abbiamo sempre fatto oggetti d'arte che sono stati indossati da regine vere e regine dello schermo. Abbiamo cominciato ad esportare subito dopo la rivoluzione industriale nel 1900 e chiaramente allora l'estero era la Francia, l'Inghilterra, la Germania. Successivamente alla fine della prima guerra mondiale, quindi dal 1920-22 abbiamo cominciato ad esportare negli Stati Uniti. Vedere nel 1956 Grace Kelly che vince l'Oscar e va a ritirare la statuetta con la nostra borsa ricamata a mano, quindi il massimo dell'arte e dell'artigianato, è stato per noi motivo di grande soddisfazione. Bisogna dire che la professione che si sono scelti, mia figlia e mio figlio, e quindi la loro volontà di continuare la tradizione della ditta Locati è una loro libera scelta. Quello che a me ha stupito è che questa scelta l'hanno fatta quando erano molto piccoli. Noi con Manolo abbiamo avuto un rapporto abbastanza particolare all'inizio. Nel primo incontro è stato proprio cliente-compratore.
non c'era un rapporto interpersonale. E invece col tempo questo rapporto è molto migliorato, soprattutto quando Manolo ha incontrato mio figlio, sono diventati amici e così davanti a noi ha inventato una scarpa spettacolare e questa scarpa l'ha dedicata a mia moglie. Questo è stato per noi importante perché Manolo, come tutti i grandi artisti, oltre che grande artista, è un grande uomo. La moda è fantasia, è armonia dei colori e delle forme, anche legate al momento storico che si vive, alla grande euforia o alla depressione. Comunque sia, qualunque cosa accada, è per il creativo sprone a inventare qualche cosa che non esiste. E inventare non significa creare dal nuovo, ma interpretare qualcosa del passato e renderla possibile e adattarla al momento che stiamo vivendo. E i sogni sono la spinta più grande che possiamo avere, insieme alla passione e insieme all'amore per le cose belle, per l'arte.